Salve a tutti da Giuseppe Ragozzino, siamo qui con l'altro scagnozzo, Luca Viscardi. Eccoci, siamo all'anteprima del negozio iStuff presente presso l'Armani Nobu in Manzoni 31, Milano, zona particolarmente nota anche per essere il quadrilatero della moda. In sostanza, gnocca e bei vestiti sono la patria della zona. Ecco, presentata la zona, adesso cominciamo a inquadrare alcuni componenti poi che vengono venduti. Poi vi faremo anche l'interno del negozio e una custodia particolarmente economica per iPad al costo modico di 600 euro. Giusto così, perché può sempre garbare avere una custodia che costa quanto il contenuto, insomma, è quantomeno piacevole. Adesso entriamo nel negozio, spettacolare, davvero come questo che avete visto è Viscardi, insomma, poi va a gusto personale. A me non è che piaccia molto, ma pazienza, me l'han dato così. E questo è... Cominciamo con l'inizio, ecco. Facciamo una videata d'insieme. Ovviamente tutto basato su Mac. Ecco, sicuramente per chi non sopporta il marchio Mac è un negozio da evitare. Personalmente mi piace molto, non essendo, ecco, comunque uno sfegatato fanboy Apple, ci sono cose veramente molto carine. Cominciamo con lo Zeppelin Bowers & Wilkins. È questa specie di, come definirlo, pallone da rugby particolarmente ben rifinito. Come vedete, la finitura superficiale è in tessuto, la parte posteriore è in credo plastica lucida, supporto ovviamente proprietario Apple, telecomando, cornicetta. Come vedete, il design dei prodotti che si trovano all'interno sono tutti estremamente curati, è una cosa spettacolare, veramente da rifarsi gli occhi. Nello specifico state guardando il Music Cocoon, sempre Bowers & Wilkins. Notate la cura dei dettagli, la stessa finitura superficiale del telecomando, sono dispositivi veramente molto curati. Il design ricorda un po' il vecchio stile a valvole dei primi diffusori sonori, ma sono sempre pezzi di ottimo pregio. In questo caso diamo un'occhiata a un paio di cuffie. Sempre Bowers & Wilkins. Possibilità di cambiare cavo. Prezzo dell'articolo in questione? 300 euro. Mentre lo Zeppelin? 599. 399. Il Cocoon. Ah, il Cocoon. Viene 499 solo l'amplificatore. Queste sono le casse X-Mini, particolarmente compatte ma efficienti. Abbiamo anche poi una chiave USB a forma di cuore. Abbiamo gli anelli con i tasti della tastiera Mac. Supporto da tastiera dell'iPad. Borsette personalizzate ovviamente per l'acquisto, ci mancherebbe. Impeccabile esposizione. Ovviamente vengono trattate anche altre marche alto di gamma come BlackBerry, non soltanto quindi Apple. Ci sono poi custodie assolutamente originali,
alcuni di questi prodotti poi sarà nostra cura testarli come abbiamo testato i prodotti Skill Forward. Ovviamente solo i prodotti meritevoli, sarà ovviamente nostra cura andare ad analizzare e testare per voi. Questo è l'angolo dedicato quindi ad iStaff. Come vedete i Mac sono ancora incelofanati, quindi proprio appena finito di allestire sarà poi nostra cura arrivare a dare un'occhiata quando ci sarà la presentazione e l'inaugurazione del negozio. Adesso vediamo il supporto montato di iPad. Come vedete l'eleganza di per sé è davvero molto 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 apprezzabile. Mi incuriosisce questo supporto che personalmente ci tengo a provare con iPhone 4, visto che poi con iOS 4 verrà garantito il supporto alle tastiere Bluetooth, come per esempio anche molte tastiere del Mac sono Bluetooth. Sarà interessante da provare effettivamente come funzionano sul campo. Lo zaino con la possibilità di essere ricaricato attraverso l'energia solare. E adesso arriva la chicca da 600 euro, copertura di iPad, fatta di Swarovski originali. Nel caso voleste andare in bagno, insomma, con il supporto Mac, come vedete assolutamente supporto la porta proprietaria, rotolo di carta igienica, ci sta che è uno spettacolo, insomma è un regalo anche divertente, Rovio, robottino telecomandabile a distanza, cartella porta documenti che si ispira un po' alle icone da computer, all'interno ci possono stare o documenti o anche lo stesso iPad, questa invece è la cornetta che è uno spettacolo perché come vedete lo spinottino si plugga come fossero appunto gli auricolari originali di iPhone e attraverso questa corrente si può utilizzare iPhone come fosse quasi un telefono fisso, ecco come design. Se non ricordo male viene una sessantina di euro, 59 per essere precisi. Come audio non vi posso dire la qualità perché non l'ho ancora provata. Quando poi il negozio sarà allestito e il tutto sarà poi in via definitiva faremo una prova audio per voi, siccome abbiamo poi anche in arrivo delle prove audio con auricolari Bluetooth. Il resto che vedete fa parte del negozio Armani. Dall'angolo dedicato ai staff presso l'Armani zona, come definirla, c'è l'Armani ristorante, l'Armani casa, c'è tutto Giorgio Armani nella zona di via Manzoni o quasi, ecco, un saluto da Giuseppe Ragozzino per 4mobiles.